Oggi è quanto mai necessario schiarirsi le idee su quanto sta accadendo. L'errore di sopravvalutare aspetti ideologici o convenzionali di interpretazione del pensiero è l'errore fondamentale. Adesso vi faccio vedere un esempio di libertà di giudizio. Vedete, questo è un calcolatore giapponese. Questo calcolatore viene regolarmente utilizzato ancora oggi nel Giappone ultra-tecnologico. Se voi andate in certi uffici, ma anche negli uffici postali, vedete gli impiegati, le impiegate che i calcoli li fanno con questo calcolatore. Non è una forma di arretratezza, è il contrario. È una presenza costante di punti di riferimento che, qualora noi adottassimo sempre e soltanto come calcolatori quelli che ci offre l'industria elettronica, perderemmo, e l'ha detto prima di noi, niente un po' di meno che Platone, l'uso della ragione. Perché chi non conosce la tecnica di numerazione non ha nemmeno l'immagine, il pensiero. L'impressione di poter pensare. Lo ha detto Platone, quando giustamente, dal suo punto di vista, ha dichiarato che la nascita della parola scritta metteva nei guai coloro che esercitavano la memoria per ricordare. È vero. D'altronde Platone non solo aveva ragione, ma non era in condizione di prevedere, comunque sia, è una previsione facile, quale sarebbe stata l'evoluzione della meccanizzazione del pensiero. Qui c'è un intellettuale che è morto tempo fa, però ha scritto un libro fondamentale, questo è stato scritto nel 1968. Lui aveva capito perfettamente che il Papa era destinato a morire. Oggi abbiamo un Papa che, malgrado stanchi e sforzati tentativi di sopravvivenza, è in realtà un cadavere vivente, ma lo è nella misura in cui esprime il pensiero gesuitico. Vi faccio vedere un'altra cosa perché sono abituato a concretizzare le mie proposte. Quando parlo di Go, vi ricordo che sono stati grandi intellettuali che hanno reagito nei confronti della società contemporanea, che hanno pensato al gioco del Go come alternativa ad un pensiero lineare che non esiste in natura, non è mai esistito in natura.
loro hanno proposto il gioco del Go in alternativa al gioco fondamentale degli scacchi. Qualcuno mi potrebbe dire, dice, ma cosa c'entra il gioco degli scacchi in una dialettica nella quale l'inserimento di alcuni aspetti relativi alle teorie dei giochi potrebbe rappresentare qualcosa di aleatorio? Non è vero. Dipende dalla tipologia dei giochi. Il gioco degli scacchi è un gioco razionalista. Da mossa nasce mossa. Da mossa, che io riesco a capire perché sono mosse espresse liberamente, nasce la mia capacità, se ce l'ho, di interpretare la finalità di quella mossa cercando di reagire. Con gli scacchi, con il Go non è la stessa cosa. Ecco una tavola da Go. Qui lo scopo è quello di occupare degli spazi. Occupando degli spazi, noi facciamo una politica che è sostanzialmente una geopolitica. Perché cos'è la geopolitica se non l'occupazione di spazi? Questo è il punto essenziale. Da cui poi nasce tutto il resto. Ora, la capacità di capire è strettamente connessa con la volontà di interferire. Ora, noi abbiamo ad esempio un giocatore, che è un giocatore di scacchi comunque, che è Matteo Renzi, oltre non è in condizione di andare, la cui mosse sono interpretabili e interpretate a livello politico e geopolitico. Già adesso noi dobbiamo dire e dobbiamo riconoscere l'importanza del comportamento di Renzi nello stimolare in qualcuno nello stimolare in qualcuno un tentativo di interpretazione. Questo è molto importante. Da questo punto di vista, per stronzo che sia il personaggio, qualcosa ha imparato dalla vita e forse dalla lettura di Machiavelli, il quale Machiavelli è stato sì stimolato alla comprensione degli eventi politici proprio dalla apparente incongruità del comportamento del figlio del Papa. Noi oggi, a distanza di quasi mezzo millennio dalla fine della vicenda del Valentino, siamo in condizioni di fare un'associazione di idee dicendo sì, il figlio del Valentino intanto era dominato da una volontà criminale di potenza in quanto era figlio del Papa, perché nella logica della geopolitica papale il dominio territoriale dell'Italia fa parte integrante
del progetto papale. Se non si capisce questo, non si capisce nulla di tutto quello che sta avvenendo. Allora adesso vi faccio vedere un testo. È un testo che è stato scritto nel 1799, quando il tritacarne della Rivoluzione francese era pressoché esaurito, perché all'epoca già comandava Bonaparte. E ben venisse un Bonaparte! Ma oggi noi abbiamo nella parte di Deus ex machina tale Giuseppe Conte, creatura dei preti, o per meglio dire di una casta pretesca, creatura di monsignori romagnoli, ancora peggio, ancora indicativo. Ma molti non hanno capito, a tutt'oggi si parla di politica. I commenti che io leggo relativamente al comportamento di Giuseppe Conti non sottolineano che Conti è una superfetazione, una creazione alchemica di una congrega di alchimisti sacerdotali cattolici. E adesso vi leggo una considerazione che ritengo molto importante. Promettere, promessa. Ripeto, questo è un testo fondamentale che è stato scritto nel 1799, dopo l'insegnamento dell'evoluzione della Rivoluzione francese. Promettere, promessa, corrisponde perfettamente ad ingannare, inganno. La significazione è patente al più zotico. Un ateo che promette difesa della religione. Un assassino che promette sicurezza delle proprietà, un tiranno che promette libertà, un orgoglioso che promette uguaglianza. Bisogna essere pazzo per non vedere che vuole ingannare, che è quello che fa la congrega dei monsignori, vescovi e cardinali di origine romagnola, che concorrono al controllo dell'opinione pubblica e sono riusciti a imporre l'uomo da loro stessi creato e costruito nei loro laboratori, siti in Villa Nazareth. Ripeto, Villa Nazareth. Titolo, legge. Presso i democratici è quella sola che comanda, a cui tutti ubbidiscono, ed a lei sola che è l'anima repubblicana. Cosa meravigliosa! Vi sono repubbliche democratiche nelle quali in 6 anni si sono pubblicate 22.000 leggi. Se questo può essere un esempio tipico della realtà italiana, meglio di così è stato previsto. Altro che il profeta Isaia, nel 1799. Vi sono repubbliche democratiche nelle quali in 6 anni si sono pubblicate 22.000 leggi, senza che vi esista legge veruna. A questa legge che non esiste, tutti obbediscono. Questa legge non esistente comanda e regola tutti. E cosa si dirà intanto dell'anima delle repubbliche democratiche? La domanda la trasmetto ai miei amici. Proseguiamo. Vi ricordo sempre
che c'è un testo fondamentale che è questo. Facilmente reperibile. E torniamo ad alcuni scritti di questo libro. E leggiamolo come se fosse un breviario. È assai divertente vivere un evento storico e chiedersi in quale o in quali menzogne fiorirà nella memoria degli uomini. È affascinante essere testimoni di esso e di come esso diventi, a vista d'occhio, menzogna collettiva. Ognuno sa che è falso, eppure la massa di milioni di dubbi costruisce un vero collettivo, che spesso non è se non quella coscienza tranquilla di cui il corpo sociale ha bisogno per sopportare le azioni del proprio passato. C'è un'altra considerazione molto interessante che riguarda la parola i brulotti, barche, zattere, ordigni galleggianti di qualsiasi forma, fatti per appiccare il fuoco per lo più a navi nemiche. Ecco i primitivi ma efficaci brulotti. Il loro nome fa rima con Algarotti, il quale così ne scriveva: sono d'antichissima invenzione. È opinione che inventati fossero a tiro per ardere la gran diga fondata da Alessandro a fine di escludere dal mare quella città potentissima. Per farne buon uso, secondo la tradizione, bisogna portarsi sotto, così da avere il nemico a tiro. Chiaro? Per avere il nemico a tiro bisogna portarsi sotto. Altra frase che ritengo di dover ripetere. Ognuno di noi conosce codesta sorta di sognatori. Sono a volte saturi di una cultura che non altro che il succedersi accelerato di mode estetiche, ognuna delle quali, meglio della precedente, pretende di acchiappare quanto vi è di più istantaneo. Molti di loro cercano l'istante sotto una forma quasi traumatica, l'istante urto. Ogni rivoluzione ha i suoi snob, e noi li abbiamo visti all'opera psicanalisti o letterati. Essi si incaricano di fornire della materia verbale a chiunque, in cambio di un'energia bruta di cui sono del tutto sprovvisti. Bravo! Chi ha scritto queste santissime frasi è Pierre Emmanuel. Ma se l'uomo è assurdo, perché sarebbe possibile l'umanità? E come da un'assurdità originaria si passerebbe a una ragione generale? Con che corda, bambino mio, legherai questa scina? Se l'uomo è nulla, perché mai l'umanità sarebbe tutto? Babbo Mao Zedong, di cui leggono tanto da chiudere l'ultima piega dei loro occhi, il libricino rosso, The Little Red Book, Das kleine rote Buch, e il pequeño libro rojo. Il babbo ha forse scatenato la rivoluzione culturale per scatenare miriadi di babbi concorrenti, ma si è ben guardato dal pregare i suoi figli di spingerlo nel rogo in cui bruciano i suoi avversari.
Cronos, in quell'Oriente estremo, viene assassinato affinché Zeus regni, e l'esercito è la folgore fedele che l'Olimpo, dagli occhi a feritoia, serra nel pugno. Gli studenti vogliono un babbo alla cinese? Non si sa mai. Dopo il pater familias Jupiter, i romani adorarono un dio che non era di casa loro, un dio ebraico. La democrazia occidentale è un ordine con tanto di valvole, sempre il medesimo, ma con le valvole. La baronda controllata da un ordine che, facendo le viste di essere revocabile, calma i cittadini, i quali credono di essere liberi perché il sistema ogni tanto cambia le teste dei suoi padroni. In questo senso la democrazia è un prodigio di ipocrisia e forse di governo. Se noi crediamo che esista società libera, ove la libertà non sia ipocritamente e dolcemente guidata, ipocritamente e dolcemente guidata. Vero Giuseppe Conte? Da Villa Nazareth. Si cambia presidente ogni 4-7 anni. Si vota, si delibera, si è laborista e poi conservatore. Conservatore e poi laborista. X e poi Y. Y e poi X. Si gioca a scrollare il giocattolo senza romperlo. Marx smontò i meccanismi di questa ipocrisia. Gli parve intollerabile. La dimostrazione marxista fu così rigorosa che ebbe quegli effetti che tutti sanno, instaurazione di ordini giusti, o che pretendono di essere tali, visibili e intollerabili. Morale: per governare gli uomini bisogna sia mentire, servendosi di un ordine invisibile, sia costringerli brutalmente servendosi di un ordine visibile. Pugno di ferro in guanto di velluto. Il guaio è che c'è ora troppo ferro, ora troppo velluto, o troppo duro, troppo molle. Avevo letto in precedenza un pensiero relativo a Le Monde, che equivale al nostro La Repubblica o all'Espresso, è l'espressione della proiezione delle stesse teste, del stesso pensiero, della stessa modalità di gestire il potere. Un'ulteriore considerazione ci sembra interessante. Io dico che il giorno in cui Le Monde sarà finalmente messo al suo giusto posto e giustamente definito il giornale dell'intelligenza borghese, praticamente irresponsabile, da tanto che esso vuol sempre essere moralmente protetta a sinistra, qualunque siano i mezzi da usare per assicurare tale proiezione, io dico, con il mio semplice cognome e nome, che il giorno in cui l'oggettività del mondo sarà finalmente smascherata e apparirà smascherata e apparirà quello che è il gesuitismo della borghesia intellettuale francese, che espelle la sua coscienza sporca in un ultrasinistrismo ponderato. Io dico che quel giorno in Francia la lucidità avrà segnato il successo.
la lucidità e anche la schiettezza del discorso e la chiarezza dell'atteggiamento. Fino a quel giorno benedetto ritengo che Le Monde e il Bevmerisme siano una delle tristezze da cui il nostro paese è afflitto e una delle costipazioni che occorre curare d'urgenza. Tanto vale per la Repubblica, tanto vale per altri giornali affini retti dalla stessa cricca, come il Corriere della Sera, come la Stampa, come l'Espresso. Come sette di del Corsera, è una delle costipazioni che occorre curare d'urgenza. Speriamo. Tutto è stato contestato nel maggio. Tutto si è autocontestato, salvo chi? Salvo Le Monde, salvo la Repubblica. Però la Repubblica comincia a perdere lettori ed è molto importante. E se ciò accadesse, si domanda questo grande intellettuale che ha anticipato di qualche decennio gli scritti di Massimo Fini. E io chiudo con un'altra cosa di cui avevo preannunciato in precedenza. Perché non si può sempre fare della critica senza proporre l'aspetto positivo. E l'aspetto positivo è descritto da quest'autore, Alessio Di Benedetto, professore di storia ed estetica musicale presso il Conservatorio Umberto Giuliano di Foggia. I suoi libri dedicati alla musica hanno un taglio particolare, improntati al concetto universale che suona. Tutto ciò che non ha più un centro è destinato ad andare in frantumi. Tra quelli pubblicati negli ultimi anni, ricordiamo tutti per le edizioni Nuova Caris di Milano, salvo indicazione contraria. Analisi musicale, introduzione alle funzioni dell'armonia, 1994. Manuel de Falla, Omenache pour le tombeau de Claude Debussy, 1996. Alexander Scriabin, qui Scriabin è un grande autore, un grande musicista russo che ha avuto il pregio raccolto, compreso da Alessio Di Benedetto, di impostare le sue sinfonie su un sistema armonico, cosa molto difficile da riscontrare. Ecco perché io mi sono fermato per far vedere come esiste l'alternativa al pensiero pseudo-rivoluzionario e ad un pensiero che, con la scusa della eliminazione di un eventuale ordine, crea in realtà un disordine che è destinato poi ad essere superato da un ordine, chi qualsiasi, purché esista. Questo è lo scopo fondamentale del rivoluzionarismo formale. La rivoluzione che non ha uno scopo fondamentale di trasformazione della società, possibilmente in meglio, è destinata a finire nelle mani di lor signori, così come dimostra la storia della rivoluzione russa, dove anche con la repressione staliniana ci troviamo pur sempre con un ordine imposto con la violenza, ma mai con la organicità. La società organica può essere anche violenta, ma impone un comportamento che è quello che appunto interessa. Ecco perché noi diciamo
che se noi prendiamo in riferimento un testo come questo, lo prendiamo in considerazione in riferimento a quello che noi vediamo, quello che è la nostra visione del mondo, che è una visione organica. Vi ricordo che i primi a stabilire in termini moderni, molto moderni, psicoanalitici, la differenza è da tra destra e sinistra. Loro hanno stabilito, Guattari soprattutto. Félix Guattari, in un testo intitolato Capitalismo e schizofrenia, hanno posto i punti essenziali che qui ovviamente noi fingiamo di non conoscere, ma sono elementi di analisi dell'evoluzione sociale, dai quali non possiamo prescindere, no? Essi hanno fatto parte della scuola freudiana di Parigi, seguace di Jacques Lacan, da una posizione anche di tipo antistalinista. E qui c'è tutta una serie di cose. Ciò che ci interessa è un testo, ad esempio, molto interessante, che è del 1992, intitolata Una tomba per Edipo, dove viene proposta come proiezione di una concezione psicanalitica, cioè di un sociologismo psicanalitico che supera comunque tutti gli aspetti precedenti, una definizione di terra che a noi piace moltissimo, che è il contrario della concezione statica della terra piatta. La terra è rinascita infinita. Direi che questa definizione supera tutte le altre, anche perché supera il concetto di risurrezione di Cristo, perché la risurrezione di Cristo è attribuita ad una sola persona e si dice che quella risurrezione va a riverberarsi, ma non va a riverberarsi perché lo propongono i preti, i quali dicono: sì, vedete, Cristo è risorto e tramite noi potete risolvere anche lui. Ma è una sovrapposizione, una violenza. Loro hanno proposto una nuova psicoanalisi denominata schizoanalisi, e siamo sempre qui ero appunto segnato degli appunti, perché quello che mi interessa non è concludere con tre frasi qui, è quello sottolineare l'attenzione e l'importanza di autori come Deleuze, come Guattari, come Lacan, per la comprensione del fatto che ci sono stati degli studiosi che hanno bollato, sia in termini analitici della psicoanalisi, quelle concezioni neopositivistiche o neofunzionali che sono tipiche del mondo, che sono tipiche del pensiero radicale reazionario rappresentato nei giornali come La Repubblica, il Corriere della Sera e quant'altro. Questo, diciamo, che è il punto essenziale. Per far capire come noi vogliamo superare questi concetti, come noi siamo pronti a superarli e a condannarli, non in nome di una condanna generica o post destrume cattolico, ma sulla base di un approfondimento molto elevato e molto evoluto della concezione della storia attraverso
la comprensione e l'interpretazione del ruolo e della funzione della musica, qualora la musica però sia portatrice di una percezione di organicità e di coerenza organica. Questo libro è interessato, è indirizzato a coloro che vogliono conoscere le corrispondenze tra suoni e suolo e colori, a coloro che non sanno che la quinta musicale è la musica dell'universo, a coloro che ignorano che l'inclinazione dell'asse terrestre influisce persino nella disposizione dei suoni musicali, a coloro che vogliono saperne di più sull'origine dell'universo dal suono, a coloro che hanno sempre sospettato che l'intero creato emette dei canti, ma ignorano le teorie scientifiche per decifrarli, a coloro che si occupano d'astrologia, ma non sospettano che la musica è la chiave di volta delle influenze astrali, a coloro che non sanno che le più grandi scoperte scientifiche sono passate attraverso la conoscenza della teoria musicale, a coloro che vogliono sapere qual è la vera funzione dell'orecchio umano, a coloro che vogliono conoscere i rapporti fra occhio ed orecchio, a coloro che vogliono capire la vera essenza dell'arte totale multimediale, a tutti coloro che cercano un principio unificatore dello scibile umano, a coloro che vogliono sapere la verità sulla scienza della musica, a coloro che vogliono comprendere le ragioni cosmiche delle scale musicali, a coloro che vogliono conoscere la verità sull'organizzazione per 6 e per 12 dei numeri e se vi sono ragioni musicali, astronomiche, genetiche, estetiche. Un testo scritto in forma di dialogo e di narrazione. Due protagonisti, il gran sacerdote egizio, docente all'Università di Memphis, e Pitagora, il filosofo greco più famoso dell'antichità classica. Una storia romanzata ambientata nel VI secolo a.C., ma i due protagonisti hanno un dono particolare, la preveggenza. Questa capacità gli permette di viaggiare attraverso il tempo dal 24.000 dell'era pagana, quando i Niburiani, provenienti dal dodicesimo pianeta scomparso, costruirono i prototipi Adamo ed Eva, fino ai nostri giorni. Un viaggio nel futuro, ma più che altro vissuto come ritorno del passato. Una entusiasmante avventura alle quali partecipano i più grandi scienziati, pensatori, strateghi ed artisti della storia. I maestri costruttori delle piramidi, Alessandro il Grande, i Templari, Federico II di Svevia, Fibonacci, Zarlino, Leonardo, Raffaello, Arcimboldi, Keplero, Bach, Werksmeister, Newton, Blavatsky, Auspensi, Einstein, Scriabin, Gödel, Steiner, Heisenberg, Schönberg e tanti altri. Mettiamoci anche Giordano Bruno, per favore. Un libro di filosofia, astronomia, matematica, fisica, architettura, pittura, geometria, storia, mito, leggenda, ufologia, ingegneria genetica, medicina, suoni e colori. E ciò che prema i protagonisti è la salvezza del genere umano. Ma l'umanità non potrà salvarsi se non ritrova l'antica canzone che teneva unito tutto il cosmo. Pitagora chiede aiuto al gran sacerdote che inizia a raccontare la sua storia. Tutto iniziò quando gli egizi abitavano nella costellazione
di Sirio o Anubi. Era l'età dell'oro. Un tragico giorno, però, i guardiani del nostro sistema planetario dimenticarono le note della canzone che tiene unite tutte le cose del mondo. Ricordo solo le prime parole, la voce della luce, divina, santifica l'ordine della materia. La distruzione totale fu il risultato della mente razionale, non più supportata dall'intelligenza del cuore. Alcuni di noi discesero in questa fertilissima regione, laddove attraverso i suoi campi l'acqua vivificante del Nilo. Voi vedete come quello che a me interessa è far capire come certe considerazioni, certe visioni del mondo sono state ampiamente codificate. E in certi libri come questo, che ha già avuto un grande successo, alcuni concetti sono stati messi nero su bianco. Non è detto che noi, nel criticare la società di oggi, neomaterialista, neopositivista, dobbiamo prendere come punto di riferimento questo libro o alcune credenze che poi tra l'altro hanno a che fare anche a quanto dice con maggiore conoscenza di causa Mauro Biglino. Noi diciamo che esiste una cultura alternativa e quando noi critichiamo sulla base di certe considerazioni che sembrano apparentemente molto concrete, molto materiali, in realtà noi abbiamo un punto di riferimento che è importantissimo. C'è il pensiero organico, non è qualcosa di strano, fa parte di una visione del mondo molto chiara alla quale noi facciamo riferimento. E noi facciamo riferimento proprio a questo pensiero, perché qui è qui che noi abbiamo il riferimento di come abbiamo ragione. E nessuno può dire che la nostra critica sia esclusivamente retorica, semplicemente perché certe cose di oggi non ci vanno. No, noi abbiamo gli esempi concreti, ritorno su questo discorso, perché serve per far capire. Concettualmente è la stessa cosa. Quando in Italia qualcuno vuole riportare l'economia ai suoi limiti reali, fece delle banconote. Ma queste banconote furono supportate, furono protette dalla emissione di monete argentee che nel momento in cui furono emesse furono immediatamente tesaurizzate da coloro che le avevano avute, così come ho fatto io. E quelli che hanno creato queste monete lo sapevano perfettamente. Io cerco di farlo capire, eccolo qua. Queste sono le 500 lire in mio possesso. Ecco. Perché io nel momento in cui mi venivano date come resto di un pagamento, me ne guardavo bene da darle a qualchedun altro. Le ho tesaurizzate. Cosa significa questa tesaurizzazione? Che c'è un'infinità di copie delle monete della Banca Centrale Italiana. Tutti gli italiani potenzialmente sono banchieri. E le 500 lire di carta in realtà hanno un fondamento, perché dietro c'è un reale fondamento. Questa è la ragione per cui hanno fatto fuori tanto Moro quanto Kennedy. Kennedy si è trovato nella stessa situazione. Ha fatto la banconota di Stato degli Stati Uniti d'America, togliendone al privilegio, a loro signori,
cioè la Federal Reserve, supportata da una valutazione dell'argento, perché anche quella, la banconota keynesiana dei due fratelli Kennedy, ricordiamoci che Robert Kennedy è stato assassinato perché stava per vincere le elezioni, e vincendo le elezioni avrebbe riproposto la moneta di Stato. Questo è quanto. Credo di essere stato chiaro. Se qualcuno ha dei dubbi, me lo faccia sapere. Per il momento chiudo qui.